quello che sapete bene, il bilancio delle vittime italiane fa stato al momento di due persone identificate e decedute, di due persone che in questi casi vengono definite irreperibili, il che vuol dire che purtroppo si nutrono timori molto seri nei loro confronti, ma noi non diamo comunicazioni ufficiali finché queste persone non sono state fisicamente identificate, le famiglie ovviamente sono già state avvisate, e poi una serie di feriti di cui uno in condizioni particolarmente gravi. Questo è al momento il bilancio. Quanto al contesto politico, certamente io ho rappresentato sia al primo ministro Essid che al ministro degli esteri Bakhoush la nostra vicinanza. Beh, naturalmente la signora con cui hai parlato era molto scossa, tuttavia molto lucida, molto consapevole. Ho espresso a lei e tramite lei a tutti i torinesi che sono in crociera in questa drammatica vicenda tutta la nostra vicinanza, la nostra solidarietà. Così come ho incontrato nella giornata di oggi anche i parenti di alcuni che sono a Torino, di alcuni dei nostri dipendenti che sono stati coinvolti in questa vicenda. Il Partito Democratico ha chiesto la modifica del calendario per poter portare in aula oggi pomeriggio il provvedimento anticorruzione. La Commissione Giustizia terminerà nelle prossime 2 ore i suoi lavori sugli ultimi emendamenti, ma era assolutamente necessario che il provvedimento così urgente, così atteso dagli italiani, da tutti, così necessario per il futuro del Paese, potesse essere incardinato in aula. E non è una bandierina simbolica, perché portare in aula il provvedimento col relatore significa avviare la discussione finale, quella che consentirà l'approvazione, che io sono certo sarà molto sollecita, da parte del Senato della Repubblica. Perché noi siamo a favore della trattazione del decreto anticorruzione, però questo è un grandissimo pippone che il Senato ha fatto a Renzi. Renzi non è in grado di mandare a casa Lupi e di conseguenza il Partito Democratico, insieme a tutta la maggioranza, si faranno belli con gli italiani a livello mediatico di dire almeno abbiamo incardinato il decreto anticorruzione. Vedete voi, la sostanza è un'altra. Non si farà niente, non si farà assolutamente niente fino a martedì. Presidente Dardanello, avete presentato oggi alla stampa estera un servizio importante, un portale di accesso per tutte le aziende, non solo quelle italiane, ma anche un servizio tradotto interamente in inglese. Non solo quelle già universalmente conosciute, ma questa miriade di piccoli imprenditori che producono nei nostri straordinari territori con talento la qualità delle nostre produzioni, per poter utilizzare questo grande appuntamento dell'Expo e far sì che da questo portale questa miriade di eccellenze, di qualità italiana, possa diventare sempre di più protagonista sul mercato globale. Italian Quality Experience è il portale che proprio presenteremo in occasione dell'Expo, dove già oggi alcune migliaia di imprese hanno aderito e ci auguriamo che prima del 1° di maggio siano alcune decine di migliaia che gratuitamente potranno apparire in questo grande e straordinario palcoscenico che è questo portale, a raggiungere tramite la nostra rete delle Camere di Commercio italiane nel mondo e grazie alla nostra rete di 1748 ristoranti certificati ospitalità italiana che abbiamo in 58 paesi, i consumatori del mondo, coloro che sono innamorati di questa voglia d'Italia.